Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Termoli, solenni festeggiamenti in onore di San Basso, protettore della città. La statua del santo è stata posta sul peschereccio Pegasus per la processione nelle acque del mare Adriatico. Vediamo questo contributo. 3 agosto, festa di San Basso, santo protettore di Termoli e della diocesi di Termoli-Larino. Clima di festa, siamo in attesa dell'arrivo del busto del santo patrono di Termoli qui al porto dove si imbarcherà sulla nave Pegasus, insieme con il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Sua Eccellenza Gianfranco De Luca. Ci sono anche le autorità, c'è tanta gente. Eccellenza, un rito sacro che affonda le radici nel tempo. Ecco, alla luce di quello che sta accadendo in Italia in questo periodo con i respingimenti a mare, che messaggio secondo lei può partire da una festa come questa? La nostra identità cristiana ci porta ad accogliere, non a respingere. Certo, con ragionevolezza, secondo le possibilità, ma mai ad alzare mura o muri e a rimandare indietro chi vive una situazione, diciamo, di disagio. Una battuta invece sul legame tra la comunità di Termoli e il suo santo patrono. Ma è un legame identitario, no? Come accade in ogni paese. Poi San Basso, oltre che essere patrono della città, è patrono della diocesi, per cui è un legame identitario che dice che ci riporta o ci richiamano le radici. E la radice di tutto è Gesù Cristo, è Gesù Cristo come persona, non come insieme di valori o di riti. Festeggiamenti San Basso durano 3 giorni, sono i 3 giorni, ma comunque fino al 15 agosto in cui Termoli diventa diciamo il baricentro del turismo in Molise, diciamo anche di un turismo di massa. Certo, Termoli è la nostra perla, è la perla della nostra, una delle perle, perché poi ne abbiamo altre perle, abbiamo Campomarino, abbiamo Petacciato, abbiamo Montenero, tutte perle che debbono essere valorizzate. Le voglio dare anche una notizia, ma sicuramente avrà ricevuto i nostri comunicati stampa, il porto di Termoli sarà inserito a breve nella ZES, zona economica speciale, pugliese. Il report presentato da Legambiente non la preoccupa? A me preoccupa solo lavorare per la mia regione, lavorare per Termoli e per il porto. Legambiente ha presentato un report interessante, cercheremo di migliorare i parametri. Vedete dietro di me la barca che ha avuto l'onore oggi di portare in processione la statua di San Basso. La processione è terminata, qui c'è tantissima gente, un clima di festa. Fortunatamente le condizioni meteorologiche non sono peggiorate, quindi non è piovuto. All'altezza della zona portuale è stata poi lanciata la corona in memoria dei caduti, dei morti che ci sono, nel mare, quindi tutto è, diciamo, sfilato per il meglio. Viva!